benvenuti con questo speciale. Oggi vi portiamo a Bruxelles, dove l'ANCI Lazio ogni anno conclude il corso di formazione per gli amministratori regionali. Nel corso del programma incontreremo i rappresentanti dell'ANCI Lazio, alcuni parlamentari europei, gli amministratori del Lazio e Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo. Iniziamo il nostro itinerario con Francesco Chiucchiurlotto, coordinatore dei piccoli comuni del Lazio. È dal 2006 che ANCI Lazio, al termine dei corsi di formazione per giovani amministratori, porta una delegazione nutrita, di solito dai 30 ai 35 amministratori, qui a Bruxelles per conoscere le istituzioni europee. Sono stati anni interessanti perché ci consentono di trarre anche delle indicazioni generali, perché l'esperienza che abbiamo fatto è stata intensa e si è migliorata nel tempo. Abbiamo incontrato in questi anni i parlamentari europei, abbiamo conosciuto le istituzioni come la Commissione europea e il Comitato delle Regioni ed in particolare abbiamo presso la sede della Regione Lazio qui a Bruxelles, a Schuman, abbiamo svolto degli approfondimenti discutendo e io ritengo in modo corretto, animato, ma anche documentato, perché abbiamo avuto contatti con funzionari delle direzioni generali, quindi abbiamo avuto anche informazioni di primissimo conio e credo che questa esperienza abbia formato e soprattutto insegnato una concezione d'Europa che dall'Italia onestamente non si avverte. C'è questa discrasia tra la politica e i partiti, quindi, e l'Europa e gli amministratori, o meglio i parlamentari europei che incontriamo qui. I parlamentari europei di qualsiasi estrazione politica sono tutti convintissimi della bontà di questa comunità, sono convintissimi del futuro delle nazioni che compongono questa comunità europea, possano progredire intanto nella pace, intanto nello sviluppo, intanto nel progresso e fare gli interessi di ciascuna nazione. Ora il dibattito si sta approfondendo, tantissime cose che anche noi con la nostra esperienza abbiamo sottolineato non funzionano, quindi la scadenza che ci attende il prossimo anno sarà, io ritengo, da una parte interessante e dall'altra decisiva. In Italia bisogna parlare di più del bilancio europeo. Assolutamente, perché quello è dire come noi vorremmo l'Europa nei prossimi 7-8 anni. La vogliamo che accetti le sfide e quali possono essere le risposte. Possiamo avere un'Europa che investe di più nella ricerca e meno magari nell'energia oppure sull'agricoltura. Il bilancio europeo è davvero una partita importante, ci dice esattamente quale può essere l'Europa che noi vogliamo tra qualche anno. E ha invitato i comuni poi a pensare alla formazione? Sì, la formazione, perché naturalmente i fondi strutturali sono di competenza delle regioni, vanno con altri binari, però ci sono i programmi, i fondi indiretti e su quelli naturalmente ci può essere maggiore capacità di attrazione, però per fare questo serve anche professionalità, serve rendicontazione, serve progettazione. Abbiamo una crescita da far fare al nostro paese su cui le amministrazioni locali sono dei protagonisti.
questa è stata un'esperienza notevolmente positiva. Io sono entrata in amministrazione che ero giovanissima e la mia età era anomala. E quindi sono stata anche una delle ragazze più giovani della provincia di Viterbo, se non la più giovane addirittura, a rivestire una carica importante come un assessorato. E invece tornare a Bruxelles dopo 4 anni di amministrazione e vedere comunque un'età media molto vicino alla mia è stato motivante per il futuro, perché comunque la mia generazione sta prendendo coscienza di quello che bisogna fare per migliorare la situazione in generale, e quindi vedere tanti giovani che come me vogliono fare e stanno facendo è stato una botta di vita, d'allegria. Al Parlamento Europeo è stata una ricchezza per capire una visione d'insieme che in Italia non viene ben raccontata, e quindi è stata una scoperta piacevole e motivante. Ma incontrare amministratori che vengono da tutte le province del Lazio è stata secondo me la ricchezza più grande, per capire anche un momento di confronto con persone che vivono le tue stesse problematiche e la tua stessa realtà. Grazie all'ANCI che ci ha dato questa possibilità di fare l'esperienza di questi 3 giorni in Europa, noi da piccoli comuni siamo riusciti a stare più vicino all'Europa e a capire realmente il funzionamento dell'Europa, della Commissione Europea, del Parlamento Europeo. Quindi anche grazie all'incontro con diversi parlamentari europei abbiamo capito il funzionamento e la realtà del grosso lavoro che c'è intorno al sistema Europa. Quindi la cosa opportuna sarebbe creare anche all'interno dei piccoli comuni dei rapporti oppure degli uffici che si interfacciano con il sistema Europa e, o tramite l'ANCI, quindi creare questi collegamenti diretti al fine di accedere ai fondi europei previsti per i comuni. Voi tra l'altro a momenti aprirete lo Sportello Europa? Sì, stiamo organizzando la prossima apertura dello Sportello Europa nel nostro comune, che si occuperà ovviamente non solo dell'informazione, assistenza tecnica ai cittadini, ma anche chiaramente dell'europrogettazione per conto dell'ente ed in collaborazione con magari le associazioni e tutti gli enti che ci possono aiutare ad intercettare quegli importanti contributi e risorse a disposizione da parte dell'Europa per gli enti locali. È chiaro che le politiche comunitarie sono importantissime e chiaramente relazionano con noi amministrazioni pubbliche, ed è importante da parte di noi amministratori essere non solo informati ma anche attivi e propositivi in questo senso. Ci vuole un impegno sicuramente maggiore e una maggiore consapevolezza. Proprio per questo il corso che ha organizzato l'ANCI e questa visita a Bruxelles è stata veramente importante ed essenziale. Oggi più che mai è importante parlare d'Europa, siamo alla vigilia del voto sul bilancio pluriennale dell'Unione Europea, un voto che ovviamente avrà un impatto significativo sia sulle politiche di coesione, sia su tanti altri programmi di fondi diretti che ovviamente sono accessibili anche per gli enti locali, e per noi è importante fare squadra a tutti i livelli e saper veicolare nel modo giusto le istanze che dal basso, da chi cura ogni giorno il nostro territorio, devono trovare un riscontro ovviamente sulla programmazione strategica che andrà dal 2021 al 2027. Non allocare le giuste risorse per le giuste priorità vuol dire ovviamente penalizzare quelle che sono le istanze dei cittadini.
Come si è comportata l'Italia fino ad oggi? È un po' un paradosso. Sui fondi indiretti, cioè quelli che transitano nelle regioni, siamo ancora oggi purtroppo in ritardo. La percentuale di spesa è abbastanza bassa, in alcune regioni non arriva al 3%, e in altre regioni si è un pochino più avanti, ma purtroppo questo è figlio anche di una mancanza di costruzione di cabine di regia, di una pianificazione anche volta ad andare a toccare quelli che sono i settori a più alto moltiplicatore che possono creare maggiori posti di lavoro e soprattutto la mancanza di programmazione tra regioni, enti locali, mancanza di sistema, ecco. Sui fondi diretti invece, dove siamo in competizione con tutti quanti gli altri senza l'autorità di gestione delle regioni, devo dire che i risultati sono stati sicuramente più brillanti rispetto ai fondi indiretti, a dimostrazione che la creatività, l'ingegno e la capacità di saper essere competitivi esistono, però spesso purtroppo li vincono sempre gli stessi istituti di ricerca o magari gli stessi enti locali, quelli che si sono attrezzati più in tempo e hanno investito fortemente in questo ambito. Bisognerebbe invece spingere affinché questo modello e questa volontà sia più uniforme sull'intero territorio nazionale. Siamo con Ilaria Gatti, sindaco di Pescorocchiano in provincia di Rieti. Cosa porta a casa di questi tre giorni? Una grandissima esperienza, soprattutto l'opportunità per un sindaco di un comune piccolo come il mio, siamo circa 2200 abitanti, di poter rapportarci, soprattutto di venire direttamente qui a vedere ciò che succede, perché per noi che siamo in periferia a volte è difficile il rapporto diretto e l'ANCI invece ci ha dato questa opportunità di venire e capire, per imparare e soprattutto per conoscere ciò che ci può essere più utile per il nostro territorio. Questa è la terza giornata, ma tutte e tre le giornate sono state motivo di grandi curiosità per noi e soprattutto la possibilità di rapportarci con i sindaci dei comuni del Lazio, sindaci o comunque amministratori di comuni anche molto più ampi dei nostri, soprattutto per avere un rapporto e metterci a confronto per le problematiche che abbiamo a livello regionale. Il progetto maggiore per noi è fare in modo che la gente ritorni sul nostro territorio. Io ritengo che sia un territorio bellissimo, un territorio vivibile, un territorio vicino alle principali arterie. Il mio principale scopo negli anni a venire è quello di riportare le persone e di far conoscere il territorio alle persone, un territorio vivibile per tutti quanti, dai bambini agli anziani. Come può notare dal sorriso, è stato un percorso piacevole affrontato qui con l'ANCI Lazio, iniziato 5 giorni a Roma, gestito e curato per gli amministratori locali della Regione Lazio, e in qualità di consigliere ho avuto l'opportunità di affrontare questo percorso di formazione. E mi porto sicuramente a Roma la passione che hanno mostrato i partecipanti, così come tutti i relatori, nell'affrontare insieme delle riflessioni politiche in tutti gli argomenti che abbiamo trattato, dal bilancio ai fondi europei, e sicuramente mi dà più possibilità di essere un amministratore consapevole di quelle che sono poi le attività da affrontare nell'amministrazione comunale. Ed è stato, devo dire, oltre le mie aspettative. Questa è stata un'esperienza molto interessante. Io ero già venuta in qualità di visitatore e non come amministratore. Posso dire che ho visto i nostri europarlamentari parlare la stessa lingua. Nel senso, tutti ci hanno spiegato l'importanza di questa istituzione europea. Mentre quando li sentiamo in Italia chi è contro, chi è a favore, usciamo dall'Europa, entriamo in Europa, qui ti accorgi invece che diventi molto più unione. Ecco, io mi sono sentita cittadina d'Europa in questi 3 giorni.
L'Europa investe molti soldi attraverso i fondi strutturali che dà alle regioni, sui territori, sullo sviluppo dei territori, penso a tutto ciò che viene investito in campo agricolo e non solo, ma ai fondi regionali di investimento, il Fondo Sociale Europeo, insomma sono risorse che arrivano al nostro paese da parte dell'Europa. Io penso che i comuni debbano approcciarsi alle opportunità che l'Europa offre per loro in un sistema territoriale più forte, non come singoli comuni ma come sistemi territoriali più ampi, con progetti ambiziosi e soprattutto con progetti che vengano sposati anche dalle regioni e che diventino pezzi di sviluppo dei territori regionali. Io credo che l'Europa più vicina ai cittadini sia un'Europa che guarda con maggiore attenzione alle necessità delle comunità locali. Sarà sicuramente una bellissima esperienza che porterò comunque con me e avrà sicuramente un peso molto rilevante per la mia formazione, perché appunto, come ci ha detto l'altro giorno il vicepresidente del Parlamento europeo, il nostro territorio ha bisogno di amministratori formati, perché di conseguenza ha bisogno di professionalità. E quindi questo corso di formazione e infine questo stage che abbiamo svolto qui a Bruxelles, nella Commissione europea, nel Parlamento europeo e infine nella Commissione della Regione Lazio, sicuramente si inserirà nel nostro bagaglio formativo per poi amministrare al meglio i nostri comuni e il nostro territorio. Devo dire che questa esperienza formativa, grazie all'Anci Lazio, ha portato veramente i suoi frutti, perché passare 3 giorni a Bruxelles, dalla sede del Parlamento alla Commissione europea al Comitato delle Regioni, fa sicuramente avvicinare l'amministratore locale a capire più profondamente quello che è il lavoro che svolgono i nostri parlamentari in Europa, una dimensione che sicuramente in Italia non tutti riescono a capire a fondo, perché magari ci si sofferma solamente sul dibattito Europa sì, Europa no, ma credo e approfitto per invogliare e per spingere più amministratori possibile, sempre in accordo con i tanti corsi di formazione che fa l'ANCI, a visitare l'Europa, perché è soltanto passando per questi ambienti che si riesce a capire quanto è importante l'Unione Europea e il lavoro che i nostri parlamentari e tutti i parlamentari, insomma, di questo comparto stanno facendo per creare un continente migliore. Oltre al corso al quale facciamo formazione, abbiamo fatto una cosa importante in più. Abbiamo ultimamente preso 5 consulenti, che ovviamente sono al servizio di ANCI Lazio per i comuni, per i progetti europei. Noi facciamo la formazione per cercare praticamente di dare quegli aspetti qualitativi al corsista, che sono quelli che cos'è un bilancio, che cos'è praticamente l'anticorruzione, che cos'è esattamente il danno erariale, che cos'è sono i fondi europei. E per i fondi europei abbiamo preso 5 persone estremamente qualificate che hanno fatto i valutatori qui a Bruxelles e che mettiamo al servizio dei comuni. Quindi ci auguriamo che anche con questo passo i comuni sappiano fare di più e meglio nell'ambito della progettazione europea. Molto bello anche il momento vissuto nella visita di Bruges, perché voi ogni anno collegate, ecco, anche un momento di turismo culturale. Bruges è una cittadina estremamente bella e importante, cerchiamo anche portando i nostri amministratori a Bruges di far capire la qualità e l'ambiente che si verifica in alcuni comuni, quindi diventa un faro importante per far sì che anche i nostri amici amministratori possano in qualche modo capire e meglio poi rappresentare quello che vedono all'estero nell'ambito della propria città o del proprio comune. Qual è il consiglio? E adesso a questo punto possiamo anche dare un messaggio agli amministratori dei comuni italiani.
Il messaggio è quello di riportare le esperienze nate in questi tre giorni qui a Bruxelles nell'ambito della propria comunità e far sì che questa fiammella diventi un incendio. Se noi riusciremo a fare questo, credo che abbiamo fatto bene il nostro dovere e anche i nostri amministratori hanno fatto quello che sicuramente il popolo gli chiede. Lo avevamo annunciato all'inizio, concludiamo la nostra passeggiata a Bruxelles con Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo. Mai come in questo periodo il Parlamento europeo, le istituzioni europee sono al centro della scena politica? Ma assolutamente sì, il Parlamento europeo è l'unica istituzione eletta democraticamente dai cittadini fra quelle dell'Unione europea, quindi noi siamo particolarmente attenti e stiamo facendo di tutto per tagliare le distanze che ci sono tra le istituzioni, tra l'Europa e i cittadini. Ci rendiamo conto che c'è malcontento, bisogna spiegare ai cittadini come cambiare l'Europa, come possiamo insieme cambiare l'Europa, ma anche i benefici che l'Europa dà ai cittadini. Noi siamo qui con una delegazione di piccoli comuni, ecco, l'accoglienza può diventare una risorsa per i piccoli comuni? Dipende che tipo di accoglienza, che tipo di immigrati si accolgono, se ci sono dei rifugiati certamente questo bisogna farlo, bisogna stare attenti ai clandestini, i rifugiati, coloro che scappano dalla guerra, penso ai siriani, penso ai cristiani perseguitati nel mondo, possono rappresentare una risorsa, a loro certamente non possiamo voltare le spalle, nei piccoli comuni sono facilmente integrabili, bisogna invece stare attento a chi viene qua per fare altre cose. Quando arrivano i sindaci qui, gli assessori, gli amministratori cercano delle risposte. Qual è il consiglio che lei da Presidente del Parlamento europeo può dare? Il consiglio è quello di cercare di conoscere in modo migliore le istituzioni comunitarie. Bruxelles è un'altra capitale, come conoscere i ministeri a Roma, se si ha la possibilità di conoscere la macchina, avere persone di punti di riferimento dentro la Commissione europea, al Parlamento europeo, al di là dei politici, significa avere qualche possibilità in più, soprattutto avere informazioni in più per partecipare a bandi comunitari, e il consiglio che do è quello ai piccoli comuni di consorziarsi, di fare anche gemellaggi, perché è il modo migliore per cercare di ottenere contributi da parte europea. Ecco, quanto incide il Parlamento europeo per le politiche del proprio paese? Il Parlamento europeo è legislatore, co-legislatore insieme agli Stati membri. Noi chiediamo e vogliamo che ci sia potere di iniziativa legislativa che oggi è soltanto nelle mani della Commissione europea e se vogliono 1 milione di cittadini che possono fare una proposta che poi deve essere accettata dalla Commissione europea. Noi chiediamo invece che il Parlamento, per essere un vero Parlamento, abbia non soltanto il potere legislativo ma insieme al potere legislativo il potere di iniziativa legislativa. È preoccupato per questo patto di Visegrad? Ma sono preoccupato perché manca la solidarietà. Noi siamo stati solidari in passato con i paesi dell'Europa dell'Est quando dovevano riconquistare la libertà, quando si sono inseriti all'interno dell'Unione Europea. Adesso chiediamo a loro di essere più solidari con i paesi che stanno affrontando il problema dell'immigrazione. Dia un consiglio in questo momento ai politici italiani. Di lavorare seriamente, di dire sempre la verità, di lavorare nell'interesse dei cittadini, non nell'interesse dei singoli partiti, perché non è così che si fa il bene dell'Italia. Oh,
l'Europa, viva i comuni italiani. Per tutti gli approfondimenti sul nostro programma potete consultare il sito tv2000.it/borghi d'Italia. A presto!